Oggi torniamo qua su Football Manager 2023 con il nostro Bari. Allora, c'è un piccolo dramma, la dirigenza non c'ha un soldo spiaccicato e noi ci manca un esterno destro, a detta mia, e così via. Penso che sia abbastanza palese. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Non lo so. Stavo pensando di fare così e di guardare un po'. Chi è magari lista prestiti? Aspetta, no, 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 non dilettantistico. Lista prestiti. Vediamo un attimo se c'è qualcuno pronto a venire in prestito in quel di Bari. Allora, c'è questo Dario Siz che non mi piace. Onestamente, scusate, ma non mi sembra. L'unica è Sule, ma è pro il problema, appunto, è che non costa troppo. Bernardi, no, visto le statistiche mi sembra che faccia abbastanza. Vediamo questo Crespi un secondo, ma invece se andassi su, allora un secondo, svincolato, che abbiamo Faride Alidu. Ecco, questo potrebbe essere quantomeno intrigante e può giocare anche a destra. E come riserva potrebbe starci. L'unica è vedere se riusciamo a. No, no, prende un po' troppo. Ramirez per un annetto. Enrico Brignola, se no c'è anche, ma non mi sembra sto granché. Cioè, oddio, è però impegno 8, non mi fa impazzire. Raga, c'è questo Ramirez che onestamente ci potrebbe stare. Ma costano tutti una fracca di soldi, scusatemi, eh. Costano tutti troppo. Costano tutti troppo. Denis Manu. Ma. Luca Ascoli. Ma. No, niente, non. Ragazzi, si è messi come il porco. Non c'è nessuno. Aiuto. E che faccio io? E che faccio? Ma scusate, nella mia rosa dei giovanissimi c'è qualcuno di interessante, magari? Magari offensivo, lato destro. Ammazza, oh. Ci sarebbe Oliva. Però non può fare assolutamente l'esterno. Giuliano Pro. Mamma mia, mamma mia. Da piangere. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Vabbè. Andiamo avanti perché ora c'è il Pisa. In Coppa Italia, Bari, Pisa, Lazio, Ticiaranda. Ma scusate, dove è andato a finire Sangaré? Ecco, Sangaré, per favore. Labriola, facciamo le cose fatte bene. Martel, Joao e Schmidt. Questi saranno i tre di centrocampo. Johnson, purtroppo, c'è Valls. Ecco, la mia idea è che potevamo riadattare Vasco Valls. Volendo, Corrado, qua ci mettiamo Selt, Corbo e Sala, Brazao. Allora, Orlando è infortunato. Mettiamo Luis Guglielmi un secondo, pure Cortinovis è infortunato, insomma, si è messi veramente molto male. Ma molto male. Mamma mia, ma che ci metto io in. Facciamo una cosa. Allora, con calma. Io volevo vedere se Vasco Valls, magari allenandolo, si può? Si può. Aspetta, sviluppo. Ok, ci sono.
Allora, potremmo allenarlo come centrocampista offensivo destra. Porca miseria. Facciamo ala d'attacco. Intensità normale. Facciamo così, eh. Vabbè. E cambiami tu, no? Mettiamo gente a caso, dai. Mettiamo bianco. Mettiamo. Io non so che cavolo metterci, onestamente, ragazzi. Krosic. Mi assomiglia a Krasic. Ma sono tutti fuori forma, scusatemi, eh. Con tutto il bene, ma. Hanno giocato sta gente nel precampionato o no? Allora. Vediamo un po'. Contro il Pisa come andrà? Contro il Pisa come andrà? Intanto non so se ho cavato l'allenamento, l'ho messo equilibrato, può essere? Dopo ci guardiamo con calma. Allora, Corbo subito, bruttissimo, bruttissimo. Veramente brutto brutto questo calcio di punizione. Quasi pessimo, oserei dire. Il Pisa cos'è? Sta in Serie B? O dico una cavolata? Non mi ricordo, penso di sì. Benissimo. Ai ai ai. Difesa un po' troppo penetrabile. La difesa dove sta? Scusatemi, eh. Self, vabbè, era lì, ha provato. Ma Sala proprio fuori posizione. Raga, dopo 3 minuti già dirvi sveglia. Però mi pare un po' grave. Joao. Ah, ma c'è Adamonis in porta. E allora abbiamo perso. Allora abbiamo perso, ragazzi, è palese, è palese. Sappiamo quanto è forte Adamonis in porta quando è contro di noi. Se no è scarso. Sappiamo, ho ancora gli incubi di quando l'abbiamo affrontato. Aranda. Buona la palla per Sangare. Che segna? Il primo gol stagionale del Bari? Non lo so, c'è il VAR che sta decidendo per noi. Rete concessa, primo gol stagionale di Sangare. Attenzione, riprende da dove aveva lasciato. Giustamente. Giustamente, giustamente. Schmidt, Sala. Deve farsi perdonare l'errore abbastanza grave. Joao. Che palletta. Corrado. Sangare, ma dove vai? Sangare. Dove stravai? No, 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 no. Ma allora, oh. Niente ragazzi, è una tragedia. 3 gol in 8 minuti, manco nelle amichevoli contro le squadre di Serie D. Cioè, una roba così. 2-1. 2-1. 2-1 per il Pisa, che ci sta veramente scassando l'impossibile oggi, eh. Ve lo dico. Mi sono poco simpatici quelli del Pisa oggi. Brazao. Se perdiamo oggi col Pisa, la Serie A la vedo molto complessa. Posso dirlo con tanta certezza e sicurezza. La vedo molto molto complessa. Sangaré. Martel, a suo debutto. Però. Ragazzi, 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 ragazzi. La difesa dove sta? Parte 3. Spero che sia fuori gioco. Con tutto il cuore spero che sia fuori gioco. Ah, ecco, no, perché mo mi stavo preoccupando. Mo mi stavo preoccupando. Domanda di più. Sarebbe ora di fare un qualcosina di migliore per poter ribaltare questa partita. Anche perché vogliamo dire che il Pisa è più forte di noi. 14 tiri a 2. No, vabbè, imbarazzante. Stiamo stradominando la partita, ma non si riesce a. Loro hanno fatto 2 tiri in porta, eh. 2 e 2 gol. Cinici un botto sotto porta questi. Stiamo perdendo inspiegabilmente sta partita. Ma è inspiegabile sta cosa. Veramente inspiegabile. Perché le statistiche parlano chiaro. Cioè, netta supremazia del Bari, ma non si riesce a infilare questa benedetta porta. Ragazzi? Ci siamo? Ci siete? Joao. Che palletta di Joao. Sangare! Doppietta
doppietta di Sangaré. Sangaré è giocatore delizioso, ma João ancora meglio perché fa un assist da centrocampo addirittura, da centrocampo. Fa l'assist della vita e il Bari la porta in parità. Ok. Meriteremo anche di più vedendo un po' le statistiche, però. Già che siamo arrivati al pareggio, sono contento al momento perché la sconfitta era molto dolorosa. João sembra stanco? In effetti sì. Mettiamo Aguilera così lo proviamo. Altri stanchi? C'è Selt che è distrutto. Ci buttiamo dentro Canestrelli e basta. Per il momento basta avanza. Io non voglio andare ai supplementari, eh. Raga, niente, non c'è supplementari. Quello che non volevo, quello che non volevo. Cioè, supplementari, dai, contro il Pisa in Coppa Italia, però dovevamo evitarceli, eh. Con tutto il bene che ho, ma pure l'altro sale è stanco. Buttiamo dentro. Chi metto dentro io? Bellodi? Vabbè. E Aranda non mi ha impressionato. Lazetic. Proviamo, proviamo. Tre cambi, Bellodi, Sala e Lazetic. Per provare a riprenderla. Ecco, benissimo. Martell è stanco, metti la briola. La briola. Come si chiama? Johnson. Lancio. Non si è capito per chi. Penso che fosse per Sangaré, ma non era molto chiaro comunque nelle sue intenzioni. Ah, raga, però, cioè, dai, e dai, ma che cavolo, ma non è possibile. Ma non è possibile, ma cos'è? Ma cos'è? Cosa fa quell'altro? E 23 tiri a 6, andiamo a perdere la Coppa Italia, per favore. Mi sta venendo l'agonia addosso, mi sta venendo a me. Ve lo dico. Mamma mia. Mamma mia. Oh. Che schifo. Come stiamo giocando oggi? In difesa soprattutto male, molto male. Ogni tiro un gol ormai. Cioè invece loro 23 tiri e solo due gol ho fatto. Vabbè. Sangaré. Bravo, bravo. Oh, vedi che il campione si vede subito quando è chiamato al dovere, Sangaré. Strepitoso Sangaré. Comunque ne sta uscendo una partita assurda, sotto ogni punto di vista. Veramente assurda. 25 tiri a 7 e stiamo pareggiando 3-3 col Pisa. Cioè, io non so se rendo l'idea su quello che sta capitando oggi. 26 tiri a 7, 27 tiri a 7. Da fa il record praticamente. Aguilera. Oh, raga, la briola. No, ma che ca... Ma cosa? Che gol ha fatto? Fuori di testa. Fuori di testa. Vabbè, ragazzi, ma questo è un Eurogol. Ma questo è un Eurogol, raga. Ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, comunque era giusto che... Cioè, adesso sto zitto. Sarebbe giusto se noi passassimo il turno. Sangaré! 4 gol in una partita. Beh, beh. Il biglietto di visita non è affatto male. Ragazzi, 5-3 col Pisa. Partita senza senso, onestamente. Cioè, non c'è stato un senso in questa partita. Non c'è stato. Non c'è stato. Assolutamente no. Non c'è stato. Il Bari vince. Aguilera debutta col Bari. Ok, Bari riceve i soldi. Benissimo. Sassuolo. Ammazza, oh. Sangaré. Porca miseria, Sangaré. Può fare anche l'esterno, Sangaré, comunque. Potrebbe essere interessante. Ma io ho messo l'allenamento. Ho messo equilibrato. Ok. Ma noi abbiamo i giocatori per reggere questa stagione? No, mi sto preoccupando. Vabbè, che anche se non ce l'abbiamo, non abbiamo soldi, quindi dovremmo farci andare bene. Edoardo Bernardi. Ma è scandaloso.
Questo Crespi invece, che può fare anche l'ala, 2 stelle, però è determinato, senza palla 16, quindi ottimi movimenti. Ma se io facessi un'offerta di prestito, allora, costo futuro opzionale. Ragazzi, nel caso che vada bene, 240.000 euro se lo compriamo questo. Crespi interessante, come riserva stra interessante. Crespi Lazio accettato. Beh, capitano del Bari, perché Vasco Valz? Perché Vasco Valz? Scusatemi, eh. Vabbè, è quello che ha più. Vabbè, facciamo così, va. Vabbè, senti, Sec, va bene lo stesso, eh. Non ti preoccupare. L'abbiamo trovato. Bellodi va via. Il Diz, quando mai ci viene. Bellodi va via, forse meglio così, visto quello che ha fatto nell'ultima partita. Johnson aspetta un'offerta di rinnovo. Johnson, non c'ho i soldi, come facciamo? Colombo, lista dei. Però è che Colombo, non c'ho i soldi. Ma se io facessi con. No, non ce li ho. Li ho. Senti, va bene lo stesso. Labriola è infortunato, meraviglioso. Crespi arriva. Ok, Crespi è arrivato. Che potrebbe darci una mano in vista della Serie A. Visto che. Offerta di prestito per Luis Guglielme. Che non so se potrebbe giocare. Un secondo, eh. Diamo un attimo un'occhiata. Sangaré, Aranda. C'è Lazetic e ancora Sesai su groppone. E allora sì. Non. Proviamo a fare una cosa interessante. Cavarci un po' di. Ok, 3.000 euro più. Ok, se gioca. Ma deve giocare. Deve giocare assolutamente. Johnson, gli ho proposto un'offerta di rinnovo. Intanto caviamo sti bonus che io non li sopporto, i bonus. Scusatemi, lo so che faccio male. Accettato. Benissimo. Doak va bene così, no. Non abbiamo i fondi, ragazzi, non abbiamo i fondi, su. Offri Antonio Oliva in prestito. Prova ad offrirlo. Vediamo se qualcuno se lo piglia. Buon Antonio. Allora. Andiamo avanti, dai. Vabbè, salva. Il debutto è con la Salernitana. Il debutto è con la Salernitana. Quindi già una partita, uno scontro diretto per la salvezza potrebbe essere sulla carta. Quindi Sangaré, Aranda, Johnson espulso. Ma non è ancora arrivato il nostro amico lì, no? C'è Vasco Valls nel caso. Ma scusate, perché non c'è? Cioè, c'è pure Valerio Crespi. Ma aspetta un secondo. C'è Crespi? Ma c'è Crespi, scusatemi, eh. Ce l'abbiamo. E portatelo, no? L'ho comprato per questo. Perché Crespi ala 0? Ma mi dicevano che era un'ala. Però così. È troppo. Forse c'è troppo qua. Di spazio. Beh, io lo metto qua lo stesso, poi io. Va bene lo stesso al momento. Non so cosa fare. Non so cosa fare. Purtroppo ho preso una cantonata, mi sa, ragazzi. Non ci credo. Viene da ridere per non piangere, comunque, a me.
È l'unico modo per farsela passare questa cantonata che mi sono preso. Metti Paolucci, metti. Che cavolo ci metto io qua? Il portiere di riserva. Gagliardi, Labriola è infortunato. Dopo quel gol si è spaccato tutto, si è spaccato. Mettiamo Ercolani. Crespi, io mi fido di te anche se non è nato. Johnson è squalificato. Ah, perché è ancora lì. Va bene, adesso mettiamo Brambilla, mettiamo Ricci. Si è messi malissimo, ragazzi. Si è messi veramente male. Però almeno fino a gennaio dovremmo andare avanti così. Allora, la squadra c'è. A parte quei Crespi che in quella posizione non è che mi sia proprio congeniale, ma che ci posso fare? C'era anche Vasco Valls, ma volevo vedere Crespi se poteva giocare lì, se riusciva a farcela. Ero curioso. Bisogna fare qualche esperimento ogni tanto, se no qui... Come si fa? No, Joao, ma che cazzo? Vabbè ragazzi, però c'è cioè, Joao, mi fa sta roba. A me viene un infarto. Cioè... Non si può, Joao, non si può. Quello chi lo marca? Mamma mia, Brazzao, cosa ha preso? Stiamo veramente facendo molta fatica, eh. La salvezza sarà un'impresa. Ragazzi, la salvezza, dispiace dirlo, ma non sarà per niente semplice. Io dubito che sarà così facile, ecco. Dubito molto. Però bisogna essere positivi nella vita, no? Quindi, Martel, bellissimo passaggio per Sangaré. Però non c'è nessuno. Corrado. Cos'è? Cos'è? Corrado, ma che cos'era? Fammi capire, non ho ben capito cos'era. Va bene, ok, va bene. Sì. Angolo per la Salernitana. Corrado, spazza via sta palla per favore. Bella la palla per Crespi. 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 Ma. Ci stanno salvando comunque, eh. Non ci stanno facendo male. Quantomeno. Tre tiri, zero in porta. Bello, molto molto bello. Ma primo tempo amareggiato, perché stiamo giocando male, dai. Adesso parte gli scherzi. Non riusciamo veramente a tirare in porta. Cos'è? Ma come rigore? Ma come rigore? Scusatemi, eh. Cosa ha fatto per meritarsi un calcio di rigore contro? Che cosa? Non... Ma fammelo vedere almeno, no, eh? No. Vabbè, te la sei acchittata, benissimo. Sì, vabbè. Che dire? Che dire, ragazzi? Che dire, che dire? È un po' un casino. È un po' complesso, sì. È molto complesso. Molto complesso. Ci stanno distruggendo. Bisogna essere onesti. No, purtroppo la squadra non c'è. Non è una squadra pronta, secondo me. Il poco mercato. Mercato un po' bloccato. Non siamo riusciti a fare acquisti interessanti. Certo che comunque andare in Serie A con un budget di 0 euro. È normale che poi succeda questo, eh. Ma è normalissimo. È normalissimo, porca miseria, però. Allora, mamma mia, mi viene la tristezza solo a pensare a quello che sta accadendo. Aguilera, Crespi, no, direi che non è il tuo ruolo. Mettiamo Vasco Valls un secondo, per favore. Corrado è stanco, mettiamo Marco Sala. Sangaré è ammonito, mettiamoci Lazetic. E l'altro Sala è stanco, ci buttiamo dentro Canestrelli. Si può fare, dai, proviamo. Comunque 2-0 con la Salernitana. Ecco, non è una bella partita. Razzao, ottimo intervento.
Non è un bel inizio, ecco, diciamo che loro dovrebbero essere la Salernitana, bene o male, sta nelle prime 15 massimo posizioni, non di più, dalla decima alla quindicesima di solito, e non anche più sotto alle volte, quindi ecco, perdere 2-0 qua fa capire che sarà una stagione complicata, veramente complicata, veramente complicata. Dobbiamo sperare una grande crescita dei nostri giocatori. Ma non lo so. Sala. Bello. Va. Mannaggia, che sfiga però. Che è successo a quell'altro che è per terra? È morto? No, perché si muove. Sì, ma che stiamo aspettando? Arbitro? Arbitro, scusi, ma... Ma fischia sta fine, su! Ma fischia sta fine! Oh, ma quanto dobbiamo attendere per questo finale di partita? Mezz'ora? Acobo, dai, che è finita! Mamma mia! E passa sto pallone! Cosa fa? Cosa fa? Ma cos'è sta roba? Vabbè. Ah, debutto molto brutto. Molto brutto, debutto molto brutto. Che pure il Milan ha perso, dai, quindi magari sai. La Roma 7-1 col Torino. Appena. Vabbè, allora non siamo solo noi il problema. Anche il Torino ha perso 7-1, nel senso. La Juventus vince 6-0 con la Lazio. Ma che sta succedendo? Il mondo si sta. Crespi debutta con Bari. Capirai. Capirai. Che fortuna. E niente, io andiamo avanti, va, andiamo avanti. Sec in prestito al Monza, forse Canestra di infortunato, benissimo, era quello che volevo. Il Diz di Daje, con sti Diz. Aguilera convocato. Convocato. Si stanno facendo tutti male comunque. È incredibile sta cosa. Chiedi al vice per il tutoraggi perché non ne so mezza. Becca Becca rientra. Tra l'altro ho saputo della sua storia, di quello che è successo. Un grande in bocca al lupo, un grande abbraccio a lui, ai familiari. Insomma, è stata una cosa molto brutta perché l'ho letta qualche giorno fa. Dopo averlo comprato qua su Football Manager, tra l'altro l'ho letta subito. Quasi, e mi dispiace. Spero che si possa riprendere al più presto e che tutto vada per il meglio. E a parte, vabbè, il Monza perde 3-0, il Napoli che perde. Incredibile, il Napoli perde. Allora, siamo contro l'Udinese. Ebbene sì, ebbene sì. Allora, io intanto facciamo una cosa, per favore. Johnson, torna dove meriti di stare. Mi viene male. Canestrelli infortunato. Cos'è sta roba? Va bene. Mi porto Becca Becca. E non si sa mai. C'è qualcuno che impanga che magari mi interessa portarmi. Direi di no. Direi che possiamo andare così per il momento. Ragazzi, seconda partita di Serie A. Vediamo come va. Io ho una paura, ragazzi, quest'anno che non avete idea, di fare una figura di merda colossale. Cioè, di far tipo 0 punti in campionato, di perderle tutte. Certo che se partiamo così, ecco, diciamo che non è che sono molto contento. Udinese, squadra che di solito lotta per la metà classifica. Qui in teoria non è la nostra contendente, però dovessimo fare dei punti qua non sarei proprio triste, ecco. Mettiamola così. Mettiamola così. Bravo Sala. Dai, dai ragazzi, bisogna avere fiducia. Sangaré. L'apre per Corrado. Mentre il cross Aranda sbaglia un gol già fatto. Era fatto, bastava appoggiarla ed era gol.
Bastava appoggiarla, ragazzi. Era semplicissimo. Porca miseria. No, Johnson, come già avete info? Ma come? Ma come? Metti valzo, va. Che tristezza. Ma che tristezza, veramente. Porca miseria, oh. Oggi non ne va bene mezza. È incredibile. È veramente incredibile, oh. Veramente. Martel. Ragazzi, però. Per la miseria. Bravo Schmidt, la butta via, però la palla è ancora lì. Sala, intervento abbastanza wow. No, ma perché? Ma perché? Brazau, cioè. Ci salva Brazau, come sempre, poi, ultimamente. Selt. Joao. Calma, calma. Aranda, Sangaré. No, no raga, perché? 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 Lì va buttata in porta con una cattiveria inaudita. Che vi devo dire tutto quanto io? Diciamo che oggi vediamo dei passi un po' in avanti rispetto a Salerno, eh. Leggermente, stiamo giocando un pochino meglio. La mia fiducia sta aumentando un pochino. Aranda. Non ci arriva. Però c'è Vasco Val sulla fascia. Martel. Joao. Ah, Joao però. Mortacci. Mortacci, Joao. Meravigliao. No, no, Selt. Ma cosa fai? Selt, Selt. Colpa tua. Mannaggia te. Ma cosa fai? Ci ha messo 15 anni a iniziare a correre. Guarda, guarda lì. Ma dai, ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa a far così però? Ma come si fa? Joao. Joao. Sangaré, devi muoverti però. Sangaré non si muove. Rimane impassibile. Niente, non... Non ci siamo, non ci siamo. Netti passi in avanti rispetto a Salerno, però ancora manca un qualcosa, manca. Manca un giocatore chiave, insomma, dai. È una squadra un po' inesperta per la Serie A. Corbo ci ha provato. Purtroppo, ragazzi, senza soldi è un po' complesso fare calciomercato. Soprattutto su FM, dove tutto è molto più difficile. E quindi, insomma, è per questo che abbiamo fatto fatica. Comprare giocatori intriganti, ma solo giovani promesse. Vabbè. C'è Brazau che è a male all'anca. Ah, fuori gioco, dai. Va bene, ok. Sei quasi perdonato. Sei quasi perdonato. Sveglia, ragazzi. Sveglia. Che qua, se no, la Serie A l'abbandoniamo dopo neanche un anno, eh. Non è una bellissima cosa. Quantomeno subiamo pochi gol. Quantomeno. Però non segniamo. È un po' un problema. È un po' un problema. Allora, facciamo qualche cambio, dai. Allora, Sangaré. Lazetic. Mettiamo Beka che debutta. Aguilera. Marco Sala. Ma l'ho appena messo Marco Sala di là. Non è che posso mettere due giocatori uguali su. Vabbè, non è che ho molta scelta in difesa io. In difesa non si è messi benissimo, pensavo meglio. Ah, c'è McCook. Che culo. Che cucco. Va bene. Un tiro in porta abbiamo fatto. È altra sconfitta. Questa meno potente, però è sempre comunque una sconfitta. Mi fa dura. 18esimi, 0 punti. 0 punti, ragazzi.
0 punti. 0 punti. Termine calciomercato, io rifiuto, non so cosa fare. Non so cosa fare. Non so cosa fare. Non posso far niente, tra l'altro. No, Sesai mi serve ora come ora. Potrebbe servirmi. Ok. Sala in prestito. No. Perché? Il nostro futuro opzionale è 2 milioni e 40? Però ragazzi, potrebbe servirmi come secondo. Ecco, Oliva magari. Magari Oliva. In prestito potrebbe anche starci. Magari facendo un 70%. No, vabbè, ma parliamone. Mamma mia, come siete. Come siete chiusi. Chi è questo qui? Agustin Jai. Mazza. Titolare fisso. Sì, però, ragazzi. 0%, no. Ah, porca miseria. Ah, oh, vabbè, dai. Basta che gioca. Basta che gioca. Accontentiamoci. Oliva Val della Ternana. McCook in prestito, no. Perché ho già detto che potrebbe servirci. Stranamente. Niente, si conclude il mercato. E mo le speranze sono tutte... Abbiamo risato un po' le finanze, quantomeno. Sì, ma a quale prezzo? Io nel caso richiamo Francesco Mele. Male che vada. Adesso vediamo se richiamare qualcuno nel caso, eh. Perché insomma... Insomma, bisogna un attimo pensarci. 8 e mezzo, sì, non c'ho la squadra. Con tutto il bene che ho per la dirigenza, ma non c'ho la squadra. Non c'ho... Tocca dirlo, sarà una stagione... Boh. Sarà una stagione. Io... Sperando che qualcuno si svegli, diventi un campione del mondo, ma la vedo complessa. La vedo molto, molto complessa. Ma molto complessa. Porca miseria, che robe. Allora. Anche perché siamo in Serie B. Sa che abbiamo delle clausole per alcuni giocatori di rescissione addirittura. Quindi non sarebbe il caso, vero? Facciamo qualche richiesta alla dirigenza? Tipo budget per i stipendi. Budget per i trasferimenti. Nuovo stadio che non accetteranno mai tanto. Tanto lo so. Pasquali fa il suo primo gol. Bravo Pasquali. Bravo, bravo. Bravo Pasquali. L'Asdi dice 2 gol in nazionale. Da noi no, eh. Ho capito, però... Nicolussi Caviglia. Celti infortunato. Ma che è sta roba? Rifiutato. È sempre così. Nikola Iliev. Il buon Nikola Iliev. È anche in scadenza, tra l'altro, eh. Non per di, ma... Seguiamolo. Non si sa mai, eh. La Lazio perde ancora. Quindi anche la Lazio ha 0 punti. Non solamente noi, quantomeno. Mi dà una speranza in più. Mo c'è il Verona in trasferta, ultima di oggi, perché poi devo andare a piangere nel mio angolino di casa. La tristezza. Aiuto. Vabbè, allora. Tutto rifiutato, benissimo, grazie. Troppo gentili. Ma sto Matteo Bertozzi che... Inadatto, bene, vedo che è molto forte. Miseria. Allora. Martel non so perché adesso è più scarso di prima. Randa più forte di prima. Vabbè, vanno un po' a cazzo i giocatori in sto gioco. E chi posso mettere qua in panchina io?
metterò Crespi. Mettiamo Crespi. E metti Crespi su. Ok. Sì, ci penseremo poi, tanto sono in panca. Niente. Il vice mi dà questa formazione che è la migliore secondo lui. Proviamola. Fidiamoci. Fidiamoci del vice per una volta. Senza Schmidt, ma con Martelli mediano magari funziona qualcosa di più? Mi voglio fidare. Andiamo. Andiamo, andiamo. Vediamo un po' cosa succede. Corrado, subito. Calma. Sangare! Che è successo? Ho visto un'illuminazione divina. No, non puoi annullarlo. Ho fatto gol Sangare! E poi che gol soprattutto. Come fa a essere fuori gioco comunque? Vabbè, che gol. 3 minuti, Verona è sotto. Zitti tutti un attimo. No, non mi illudete, non mi illudete. Bari, non mi illudere. Non mi illudere, ti prego. Ti prego. Ti scongiuro. Ti scongiuro. Stiamo tenendo la partita. Stiamo giocando bene. Incredibilmente. Non è che stavo sbagliando la formazione. Potrebbe anche essere, conoscendomi. Potrebbe anche essere. Primo tempo strapositivo, raga. Siamo in vantaggio. Siamo in vantaggio, fermi tutti. Siamo in vantaggio. Boh, non lo so che cosa è successo. Qualcosa è successo perché... Vabbè che c'è Becca che l'ha messo lì. È tornato dall'infortunio. Joao e Sangare che stanno giocando benissimo. Attenzione il Bari. 2-0, mi sento male, ve lo dico. Chiamo il pronto soccorso. Aranda. No, Aranda, no. Preferivo chiamare il pronto soccorso. Mannaggia, Aranda, mannaggia. Loda. Mancano 16 minuti. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. Fatti i cazzi tuoi un attimo. Cortinovis per... Perché poi Cortinovis? C'è Aguilera. Minchia Cortinovis, 3,5 stelle. Quanto è cresciuto il corto? Quanto è cresciuto? Vasco Valls, mettiamo un po' di cambi perché... Squadra è un po' stanca. Giustamente, anche Sangare è un po' stanco. Dopo il gran gol che ha fatto è stanco perché so, stanco. E Selt è stanco anche lui. Mettiamo Schmidt, mi consiglia. Proviamo, 3 stelle lì, E Schmidt fu così che diventò un difensore centrale. Bene, bene. Raga, per favore. Raga, per favore. No, non adesso. Preferivo non vedere niente. Becca. Lancio meraviglioso per Lazetic. No, Lazetic, non ci credo. Non ci credo, la stava per chiudere. Raga, che cosa è successo? Abbiamo vinto una partita 1-0. Abbiamo vinto una partita. Abbiamo vinto una partita. Che bello. No, vabbè. Le mie speranze ora però iniziano ad aumentare. Siamo fuori dalla zona retrocessione. 3 punti in 3 partite. Va benissimo. Nessuna difficoltà. Parliamone. Corbo splendido. Corbo, bravo. Bravo Corbo. Pocettino vuole Sangare, col cazzo proprio. E benissimo. Io non me l'aspettavo questa vittoria. Io non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Sono veramente entusiasta. E la prossima è con lo Spezia, sconto diretto per la retrocessione, perché lo Spezia è 17esimo. Qui sarebbe importante portarsela a casa. Dico male o dico bene? Dico bene, dai. Sarebbe molto importante. E poi c'è la Fiorentina che comunque l'anno scorso in Coppa Italia abbiamo fatto abbastanza paura. Abbastanza. Orlando ha giocato 90 minuti. Ecco, Orlando è il nostro portiere del futuro. Tutto va bene.
E tutto va bene. Bene, ragazzi, che dire? Pure senza mercato, siamo comunque lì 3 punti, abbiamo fatto pure senza mercato. Cioè, abbiamo preso Becca Becca, abbiamo preso Martel, però non è che abbiamo fatto sti gran colpi, quest'anno. Lazetic, ok, ma va bene, dai. A me va benissimo così. Ragazzi, vi ringrazio molto. Noi ci becchiamo alla prossima, sperando in una salvezza. Speriamo bene. Io vi ringrazio ancora. Alla prossima. Ciao ragazzi.